Ciao ragazzi, bentornati sul canale Le Mani Fatate di Monia. Oggi andremo a realizzare insieme il giacchino che mi vedete indossato. È un giacchino molto semplice, innanzitutto è un progetto top-down, realizzato interamente a maglie alte, per cui la lavorazione risulta essere molto semplice e molto basica. La cosa che lo rende un po' differente dagli altri progetti è perché ho intercalato la mia lavorazione con la lana con la lavorazione a pelliccia. Ho voluto aggiungere un colletto di modo che il mio giacchino fosse ancora più caldo all'indosso. E ho rifinito tutto il contorno e anche il contorno delle mie maniche sempre con la pelliccia per richiamare la lavorazione del corpo della giacca. Per quanto riguarda il corpo della giacca, dal punto vita in giù ho voluto fare un modello un po' curvy, per cui che rimanesse più morbido nella parte finale. Ora vi lascio all'elenco del materiale utilizzato e al tutorial. Ciao, ci vediamo dopo per i saluti finali. Per il mio progetto, io ho avviato, vado ad avviare una catenella di 52 punti. 52 punti, ora vi faccio vedere, che corrispondono innanzitutto alla circonferenza del mio collo, perché visto che è un giacchino, con l'apertura davanti, giustamente, non ha importanza avere la circonferenza della testa, ma quella, del collo. Quindi i 52 punti vi faccio vedere come li ho ripartiti. Innanzitutto ho fatto 52 diviso 4, che diventano 13 punti. Dai 13 punti, che sono le mie quattro parti, cioè il mio davanti, il mio di dietro e le mie due maniche. Quindi dai 13 vado ad aggiungere 5. E diventano 18. Questo sono i punti che andrò a mettere sul mio dietro e il mio davanti, e sono le parti più lunghe. Per quanto riguarda le maniche, invece faccio 13 meno 5 uguale 8, e queste sono le mie i miei punti destinati alle maniche. Perché 5? Perché 5 sono i punti che io prendo in considerazione come aumento per quanto riguarda la mia taglia, perché ho una taglia grande e quindi come aumenti ad ogni angolo andremo ad eseguire 5 punti di lavorazione. Quindi, una volta, per quanto riguarda i davanti, dal momento in cui abbiamo detto che è un giacchino, andremo a dividere in due il nostro 18, la nostra misura per il nostro di dietro e davanti. Quindi 18 diviso 2 fanno 9, quindi avremo, perché essendo un giacchino, il nostro davanti sarà diviso in due quarti, quindi la nostra ripartizione alla fine sarà 9 più 8 della manica più 18 del dietro più 8 l'altra manica più 9 l'altro davanti, quindi per un totale di 52 punti, che sono quelli che andremo ad iniziare. Per cui adesso vi faccio vedere all'uncinetto cosa facciamo per separare le varie parti. Come vi ho fatto vedere su carta, vado ad avviare le mie 52 catenelle. Avviate le mie 52 catenelle, ne aggiungo una per girare e dalla seconda catenella dall'uncinetto faccio una maglia bassa sormontata da due catenelle che vanno a sostituire la mia prima maglia alta.
Quindi, come abbiamo detto, per il nostro davanti dobbiamo avviare 9 maglie alte, per cui una l'abbiamo fatta, continua a farne altre 8 fino a realizzarne 9. E 9 maglie alte. A questo punto faccio una catenella e dalla maglia successiva lavoro 8 maglie alte che sono quelle destinate alla mia manica. Se non riconoscete il punto dove abbiamo fatto la nostra catenella, potete anche segnarla con un marcapunto. Fatte le 8 catenelle destinate alla mia manica, faccio una catenella di separazione. E dal punto successivo inizio a fare le 18 maglie alte destinate al mio dietro. Comunque il lavoro continua in questo modo, separare ogni segmento con una catenella di separazione, per cui dopo le 18 maglie alte del mio dietro farò una catenella, andrò a fare le 8 maglie alte destinate all'altra manica, una catenella di separazione e andrò a fare le 9 maglie alte destinate all'altro quarto davanti. E siamo così giunti alla fine della nostra riga. Ecco, come vedete, sono arrivata a termine della mia prima riga. Vi faccio vedere come lavoro le successive righe con la mia lana. Perché andrò ad intercalare 4 giri con la lana e un giro con il mio punto pelliccia. Quindi a questo punto, dal momento in cui stiamo lavorando tutto a maglie alte, il nostro giacchino, mi rialzo con 3 catenelle che vanno a sostituire la mia prima maglia alta del giro, giro il mio lavoro. E continuo a maglie alte fino a raggiungere il punto dell'aumento. E 9 punti. Sono arrivata al momento del mio aumento, infatti vedete che ho lo spazio dove andrò a realizzare i miei aumenti. Come ho detto all'inizio, quando vi ho fatto fare il conteggio, gli aumenti equivalgono a 5 punti perché all'interno dello spazio andrò a lavorare 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, per cui per un totale di 5 punti. Quindi vado a lavorare al suo interno 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Nello spazio portato dalla catenella andremo su ogni giro a lavorare i nostri aumenti. Quindi vado avanti, maglia alta sopra maglia alta fino a raggiungere il nuovo spazio dove andrò a lavorare sempre al suo interno le mie 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ve lo faccio rivedere, poi comunque il lavoro continua sempre così per ogni riga di lavorazione e anche fino alla fine della nostra riga. Come vedete, sono arrivata nuovamente allo spazio dove eseguire il mio aumento, quindi al suo interno vi vado a lavorare 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte.
quindi vado avanti lavorando maglia alta sopra maglia alta fino a raggiungere il prossimo spazio dove andrò ad eseguire il mio aumento, poi faccio le maglie destinate alla manica, faccio nuovamente il mio aumento e poi le mie maglie destinate all'altro mio quarto davanti. Quindi i miei giri in andata e ritorno continuano sempre in questo modo: maglia alta sopra maglia alta e aumento sopra aumento. Di righe in questo modo io ne eseguo 4. Io ho eseguito solamente 2 righe a lana, perché questo vuole essere un campione per mostrarvi la lavorazione eseguita. Ma voi ogni intercalate 4 giri, di, righe in lana e un giro di punto, pelliccia. Quindi a questo punto, dopo aver eseguito le mie 4 righe con, la mia lana nel modo in cui vi ho, illustrato, io inizio la mia lavorazione con la mia pelliccia. Quindi giro, il mio lavoro. Faccio un cappietto con la mia pelliccia. Non voglio spezzare, il filo, quindi lascio lunga l'asolina e mi vado a ricollegare sulla mia prima, maglia alta con una maglia bassa. Quindi faccio una maglia bassa sormontata da 2 catenelle e vanno a sostituire la mia prima maglia alta. Poi vado a lavorare maglia alta sopra maglia alta e quando eseguiamo il nostro la nostra riga con il punto pelliccia, il nostro aumento va a cambiare e vi illustro come lo eseguo. Ecco, sono arrivata al punto dell'aumento dove al suo interno andrò a lavorare una maglia alta, una 2 catenelle e una maglia alta. Questo sarà l'aumento nel giro del nostro con la nostra pelliccia. Poi continuo a lavorare maglia alta sopra maglia alta. Attenzione perché il primo punto sembra quasi all'interno del nostro aumento, ma in realtà è il primo punto della nostra lana. Quindi fate attenzione a questo perché magari la pelliccia, essendo pelosa, va a coprire i punti della nostra lana. Quindi vado avanti maglia alta sopra maglia alta finché raggiungo il prossimo aumento dove al suo interno andrò a lavorare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Faccio così per tutto il mio sprone. Quindi vado avanti lavorando maglia alta sopra maglia alta e nel mio aumento vado a lavorare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Solo per un giro, perché abbiamo detto che vogliamo intercalare 4 giri con la lana e uno con la nostra pelliccia. Di giri in pelliccia ne voglio eseguire solamente uno, perché sennò dava troppo spessore alla lavorazione e perdeva di finezza, di eleganza. Per cui, come vedete, non voglio tagliare il filo. Perché dopo, se sbagli o qualche cosa, ti trovi tutti con questi spezzoni di filo e mi sembra di sprecarlo. Quindi alzo la mia asolina e lo lascio in sospeso. Quindi non continuo la mia lavorazione, ma torno di nuovo all'inizio perché col filo. Se ricordate, in lana ero arrivata a questo punto, per cui cosa faccio? Anche questo non lo voglio tagliare, rincomincio di nuovo la mia lavorazione da quest'altra parte senza fare giri di andata e ritorno. Quindi cosa mi infilo sul lo
lo sento con il dito, vedete, mi ci infilo all'interno al primo spazio tra una maglia alta e l'altra e mi pesco il filo in questo modo e faccio 3 catenelle. Questa sono la mia prima maglia alta, poi nello stesso punto faccio una maglia alta. A questo punto io, se avete lo stesso numero di maglie mie, dovrei ritrovarmi con 16 maglie alte. Quindi ne lavoro una, vedi, mi tocco con il dito e quindi vedo che in questo punto c'è l'altro punto alto in pelliccia e ne faccio uno in mezzo ad ogni punto fino ad arrivare all'angolo. Comunque vi accorgete dal numero anche di punti che fate, perché sul mio davanti crescono due ogni giro per quando faccio i giri in lana e uno per quanto faccio il giro in pelliccia. E 16, vedete, mi ritrovo proprio nello spazio prima del mio angolo. Vedete, qui ho fatto l'ultimo mio punto e qua c'è il mio angolo. Vedete perché c'è lo spazio più grande. Arrivata all'angolo, quando lavoro in lana, come sapete, faccio le due maglie alte, due catenelle, una catenella, scusate, e due maglie alte. Poi vado nel punto successivo all'interno e faccio due maglie alte. Sul primo spazio, visto che lavoriamo tra gli spazi, facciamo sempre l'aumento, diciamo. E poi sempre un punto alto sopra ogni punto della pelliccia, fino ad arrivare all'altro angolo, dove faremo l'aumento allo stesso modo. Quindi, vedete, mi sono rialzata con 3 catenelle, sono arrivata di nuovo all'aumento e all'interno del mio angolo vado a fare le mie due maglie alte, una catenella e due maglie alte. Faccio una catenella perché altrimenti i forellini dell'aumento diventavano troppo larghi e non mi piacevano. Invece così, vedete, diventano di una misura graziosa. Quindi vado avanti maglia sopra maglia e faccio così altri 4 giri. Dopodiché andiamo a fare di nuovo il nostro punto con la nostra riga con la pelliccia. Come vedete, ho eseguito i 4 giri con la lana, quindi vado a rifare il punto con la pelliccia. Ho finito qui con la lana. Quindi l'ho lasciato in sospeso allungando un po' la solina di modo che non si sfilasse e vado nell'altro capo perché il capo con la pelliccia l'avevo lasciato da questa parte. Per cui mi allungo un po' con la pelliccia, intanto anche se rimane sta pelliccia andante, dopo faremo un giro tutt'attorno di pelliccia, per cui dopo non si noterà. Quindi passo con delle maglie bassissime in questo modo tra i giri, ok? Cosicché, e poi mi rialzo con le mie 3 catenelle. Inizio a fare il mio punto con il mio punto alto, le mie righe di punto alto con la mia pelliccia punto sopra punto finché arrivo nell'angolo faccio il mio aumento.
sono arrivata al punto che precede il mio angolo. A questo punto io, dopo 8 giri con la lana e 2 con la pelliccia, io mi ritrovo a dover eseguire il mio scalfomanica. Sono arrivata a circa un 20 centimetri, che sono quelli i centimetri che servono a me per fare il mio sottomanica. A questo punto cosa faccio? Faccio una maglia alta all'interno dell'angolo, che ne faccio 2 punti alti all'interno dell'angolo, poi salto tutte le maglie destinate alla mia manica, e quando io non ho bisogno di aggiungere alcuna catenella, perché mi sono appoggiata il mio sprone addosso, dove ho la circonferenza più abbondante, cioè il mio seno, e mi sono accorta che arrivavo con questa misura anche alla mia circonferenza del seno, cioè alla mia circonferenza più abbondante, per cui non ho bisogno di fare delle catenelle. Nel caso voi abbiate raggiunto la misura per fare il vostro sottomanica, ma non abbiate ancora raggiunto la circonferenza che vi occorre per la vostra circonferenza maggiore, che può essere nel caso di una giacchetta o il seno o l'addome, fate nel sottomanica alcune catenelle, tante quanto servono per arrivare alla misura giusta del vostro fisico. Quindi io ho detto che non ho bisogno di catenelle, per cui mi ricollego all'altro angolo direttamente e faccio dentro l'altro mio angolo 2 maglie alte. In questo modo, questo è l'aumento che io vado a fare facendo 2 maglie alte all'interno del mio angolo. Dopodiché, io continuo a lavorare maglia alta sopra maglia alta, come abbiamo detto, però nel primo punto vado a lavorarne 2 e poi vado a lavorare maglia alta fino a maglia alta fino ad arrivare all'altro angolo, dove andremo a lavorare il nostro sottomanica allo stesso modo di come l'abbiamo fatto da questo lato. Vi faccio rivedere come mi comporto per quanto riguarda la lavorazione del sottomanica. Allora, sono arrivata all'angolo, come vedete, quindi all'interno dell'angolo vado a lavorare 2 maglie alte. Poi io ho raggiunto già la circonferenza che mi occorreva. Nel caso voi ancora non avete raggiunto la circonferenza, cioè la larghezza di giacchino che vi serve per il vostro corpo, in questo momento voi andrete ad aggiungere qualche catenella prima di ricollegarvi al pezzo, al nostro quarto davanti. Quindi io catenelle non ne aggiungo, perché ho già raggiunto la misura di torace che mi serviva. Quindi a questo punto mi vado a ricollegare all'altro angolo, saltando tutte le maglie destinate alla manica, con 2 maglie alte, e all'interno dell'angolo vado a lavorare 2 maglie alte. Poi continuo la lavorazione a maglie alte sul quarto davanti, trovando la prima maglia, sulla prima lavorando l'aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto di base e poi uno su ogni punto di base.
Adesso la lavorazione risulterà più semplice perché comunque non dobbiamo più eseguire i nostri aumenti, ma dobbiamo lavorare punto sopra punto quello che ci ritroviamo sotto. Dobbiamo solamente alternare 4 giri con la nostra lana e un giro con la nostra pelliccia, ma comunque sempre lavorando punto sopra punto. A questo punto mi rialzo con 3 catenelle, giro il mio lavoro e lavoro maglia alta sopra maglia alta e vi faccio vedere come lavoro nel sottomanico, come mi comporto nelle maglie del sottomanica dopo che abbiamo fatto l'unione. Io sono arrivata al mio punto vita ed ho terminato con 4 giri di maglie alte con la lana. Da adesso in poi proseguo sempre con la lana per non dare, come ho già detto prima, abbondanza nella parte dell'addome, perché vogliamo comunque creare un modello curvy. E quindi non vogliamo dare molti spessori al nostro progetto. Come vedete, ho contrassegnato con dei marcapunti la metà del mio giacchino, sia da una parte, cioè sul fianco, diciamo, no? Sia sul fianco destro che su quello sinistro, come vedete. Ho messo dei marcapunti perché in questi punti andremo a fare degli aumenti per fare la svasatura al nostro fondo del giacchino. Ora vi faccio vedere come eseguo questo tipo di lavorazione. Quindi continuo la lavorazione con la mia lana, mi rialzo con 3 catenelle e continuo maglia alta sopra maglia alta fino a raggiungere il primo marcapunto sul mio primo fianco. Ok, come vedete, ho raggiunto il marcapunto, ho lavorato la maglia che lo precede, quindi a questo punto posso toglierlo e all'interno della maglia marcata vado a lavorare 3 maglie alte, perché dentro lo stesso punto di base e vado a marcare la seconda dall'uncinetto, quindi non l'ultima, quella centrale, diciamo. Poi continuo a lavorare maglia alta sopra maglia alta fino a raggiungere l'altro marker sull'altro fianco dove farò la stessa identica lo stesso identico aumento, la stessa identica lavorazione. Quindi sul punto marcato andiamo a lavorare 3 maglie alte e marchiamo la seconda dall'uncinetto, cioè la maglia centrale. Facciamo questo in ambi i fianchi e continuiamo a fare questo tipo di lavorazione marcandolo perché altrimenti perdiamo poi il punto sul quale eseguire i prossimi aumenti perché la maglia marcata sarà sempre la maglia nella quale andremo ad eseguire i nostri aumenti sempre allo stesso modo facendo 3 maglie alte. Quindi lo marchiamo ad ogni giro e andiamo avanti in questo modo fino a raggiungere la lunghezza di giacchino che preferiamo. Ora andiamo a realizzare insieme la lavorazione della nostra manica. Io una l'ho già eseguita, come vedete, e
ed è l'ho realizzata tutta in lana senza la mia pelliccia perché non volevo dare volume sulle braccia. Quindi nel primo giro dobbiamo ottenere, per farlo uguale all'altra, 46 punti. Quindi vado in un punto qualsiasi del mio sottomanica, così l'inizio della lavorazione rimarrà più nascosta. Mi riallaccio con una maglia bassa sormontata da 2 catenelle che vanno a sostituire la mia prima maglia alta, perché abbiamo detto che andiamo a realizzarla tutta a maglie alte, per cui andrò ad eseguire un punto alto su ogni punto di base. Nel frattempo nascondo anche la mia codina, vedete, la metto in orizzontale, così che nel frattempo fermo anche la mia codina. Quando arriviamo nella nostra pelliccia, perché l'ultimo giro dello sprone l'avevamo fatto appunto a pelliccia, per riconoscere il punto, naturalmente andiamo sempre tastando la nostra trama e trovando così lo spazio dove inserirci con il nostro uncinetto. Quindi vado avanti facendo un punto su ogni punto di base fino a ottenere, se avete fatto la mia stessa identica misura, 46 maglie alte. Come vedete, ho lavorato a maglie alte tutta la circonferenza della mia manica e con la 46esima maglia sono arrivata nel punto che precede la nostra maglia iniziale, per cui sulla terza catenella da basso del primo giro mi vado ad affrancare con una maglia bassissima e chiudo in cerchio la mia lavorazione. Quindi mi rialzo con 3 catenelle e vado a lavorare punto alto sopra punto alto quello che mi ritrovo sotto, cioè un totale di 46 maglie alte per tutto il giro. Diamo inizio al terzo giro della nostra manica. Quindi per il terzo giro dal terzo giro della nostra manica per 19 giri in totale iniziamo a fare una diminuzione nel nostro sottomanica così che rimanga più nascosta. Quindi mi rialzo con 3 catenelle, mi punto nel punto successivo e faccio una maglia alta chiusa per metà, cioè chiudendo solamente le prime 2 asoline, prendo il filo, vado nel punto successivo, estraggo il filo, chiudo solo le 2 asoline e a questo punto chiudo le mie asole sull'uncinetto tutte assieme. In questo modo abbiamo eseguito una diminuzione senza lasciare buchi perché abbiamo lavorato tutti i punti di base che abbiamo. Quindi da questo punto, dopo aver eseguito una diminuzione, continuo lavorando maglia alta sopra maglia alta e naturalmente mi ritroverò alla fine del giro con una maglia in meno. Quindi a questo punto, alla fine del giro, mi ritroverò con 45 maglie alte. Quindi vado avanti eseguendo anche per i prossimi giri questo tipo di lavorazione, cioè eseguendo una diminuzione all'apertura del nostro nuovo giro per 19 giri totali fino ad ottenere 27 punti che sono quelli che necessitavano a me per circondare il mio polso, per la circonferenza del mio polso. Dopo vi farò vedere come ho continuato la lavorazione perché ancora non avevo raggiunto comunque la lunghezza desiderata della mia manica. Quindi vado avanti a maglie alte fino a raggiungere la fine e mi ricollego sul mio primo punto con una maglia bassissima.
Dopo 21 giri di lavorazione per la nostra manica e 19 con le nostre diminuzioni, perché se ricordate i primi due giri li abbiamo eseguiti lavorandoli punto sopra punto, quindi 19 di diminuzioni, io ho raggiunto le 27 punti e sono quelli che servono a me per la circonferenza del mio polso, però comunque non ho ancora raggiunto la lunghezza di manica che mi occorre, per cui da questo momento io farò 8 giri lavorando punto sopra punto fino a raggiungere così la lunghezza di manica che mi occorre. Dopo aver eseguito 8 giri punto su punto per un totale di 29 giri, la nostra manica è completata, quindi taglio il mio filo e lo fermo. Quindi per ora la nostra manica è finita in questo modo. Io voglio andare a realizzare attorno allo scollo della mia giacchetta un colletto, per cui prendo il mio tessuto a pelliccia con il quale voglio realizzare questo colletto e quindi ne faccio un cappietto. Una volta fatto il cappietto, mi vado a ricollegare al primo punto disponibile. Con una maglia bassa sormontata da 2 catenelle e questa va a sostituire la mia prima maglia alta. Quindi faccio maglia alta sopra maglia alta per tutta la circonferenza, del mio collo fino ad arrivare all'altro capo. Come vedete, ho fatto tutto il giro del mio collo con la pelliccia. Quindi voglio fare un colletto abbastanza alto, non solamente un giro, per cui arrivata dall'altro capo mi rialzo con 3 catenelle, giro il mio lavoro e continuo a lavorare maglia alta sopra maglia alta, naturalmente partendo dal primo punto disponibile. Quindi partendo dal primo punto disponibile inizio a lavorare delle maglie alte sopra ogni maglia alte. Dopo vi dirò quindi vado avanti in giri di andata e ritorno, dopo vi dirò quanti giri io ho fatto per realizzare il mio colletto. Per il mio collo io ho eseguito 5 giri di punti alti ed ho raggiunto l'altezza che a me andava bene, vedete, infatti si piega e ha la misura giusta di colletto. Adesso, sempre con il nostro filato a pelliccia, incominciando dal margine vicino al nostro colletto, innanzitutto faccio come al solito un cappietto al nostro filato e mi vado a ricollegare sul primo punto attaccato al mio colletto, sempre con una maglia bassa sormontata da 2 catenelle. Quindi su ogni punto di base vado a fare un punto alto. Mi ritroverò i punti in orizzontale, quindi su ogni punto in orizzontale faccio il mio punto pelliccia. Dopo Se ogni tanto incontrate un punto più lungo, all'interno potete farne anche 2 di punti. Ma in linea di massima ne fate uno per ogni punto.
Quindi faccio in questo modo tutto il quarto davanti dal quale abbiamo iniziato, tutto il fondo della mia maglia e risaliamo dall'altro quarto davanti fino a raggiungere di nuovo il colletto dall'altra parte. Dopodiché ci rialziamo con 3 catenelle e facciamo il giro di ritorno sempre sull'altro quarto davanti, sul fondo della mia maglia e risaliamo dal basso verso l'alto in quest'altro quarto davanti da dove abbiamo iniziato ora. Quindi facciamo 2 giri. Un'andata e uno e ritorno, sempre a maglie alte con la nostra pelliccia. Dopo aver eseguito 2 giri su tutto il contorno, della maglia, io ho rifinito anche la mia manica con solo un giro, di pelliccia per riprendere un po', la lavorazione fatta su tutto il giacchino. Quindi a questo punto il nostro giacchino è terminato. Per la bottonatura del nostro giacchino io vado ad inserire questi gancini, i maschietti da una parte e la femminuccia, che ve la faccio vedere, ecco, è fatta in quest'altro modo, di modo che il gancino poi si vada ad inganciare e si chiude in questo modo il nostro giacchino. Quindi adesso da questa parte, mettendoci di fronte alla nostra giacca sul lato sinistro, io vado ad attaccare il nostro maschietto, diciamo, quello con la parte con il gancio. Prendo un pezzo di lana e entro all'interno del gancio e faccio per alcune volte finché non fermo da questa parte il mio gancio. Dopodiché passo nell'altra rasolina e faccio la stessa cosa da quest'altra parte. Attaccato anche da questa parte, inizio a fare di nuovo il passaggio, ma fermandomi con qualche nodino per tenere così fermo il nostro filo e il nostro gancio al giacchino, in questo modo. A questo punto, attaccato il nostro gancino, tagliamo il nostro filo e procediamo ad attaccarne altri, io fino ad arrivare all'altezza dell'ultimo riga di pelliccia, cioè fino al mio punto vita, in poche parole. Dopodiché non ne attacco altri. Quindi il nostro punto pelliccia lo prendo come riferimento per attaccare i miei gancetti. La stessa cosa e nello stesso punto farò anche dall'altra parte, attaccando però invece che i maschietti le femminucce dei ganci, cosicché a questo punto la bottonatura del nostro giacchino è terminata, così come è terminata anche la lavorazione del nostro giacchino. Siamo giunti alla fine del tutorial, spero tanto che il progetto sia stato di vostro gradimento. Ora vi saluto e ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo tutorial. Ciao da Monia!